l'attacco blind SQL injection è praticamente identico a un attacco SQL injection, con la differenza che l'attacker non è in grado di determinare, attraverso errori visivi generati dalla web app, se la vulnerabilità è presente. Se infatti l'SQL injection all'inserimento di un carattere speciale come l'apostrofo abbiamo ricevuto l'errore, nella variante blind la pagina si limiterà a comunicarci un risultato non trovato. Per capire come questa si presenta, facciamo riferimento all'esercizio proposto da DVVA. Qui non riceviamo l'errore dalla web app. Questo perché nel codice sorgente esistono delle condizioni che ci consentono di escluderli dall'output. I controlli in questo test vengono effettuati dalla pagina che si occupa di generare la query. Se la web app riconosce il risultato, stamperà una frase di successo, altrimenti non stamperà nulla. Inserendo l'apostrofo, dunque, non riusciremo a capire se siamo riusciti a generare la query. Ipotizzando di non conoscere la struttura del database, potremmo decidere di forzare la query ed eseguirne un'azione, come ad esempio addormentandone l'esecuzione. Vediamo di che si tratta. Apostrofo or sleep 5 cancelletto. In questo modo la pagina eseguirà la query, trattenendosi poi nell'esecuzione prima di ricaricarsi. Possiamo fare pratica con la query vista nella puntata precedente, ad esempio or 1 uguale 1 cancelletto. In questa puntata però useremo SQL Map, un programma che ci permette di fare test sulle pagine che eseguono comandi su database. Prima di procedere, ricordiamoci di avviare Burp Suite e riconfigurare Firefox affinché si appoggi al suo proxy. Dagli HTTP History copiamo i cookie in uso. Quindi avviamo il terminale e lanciamo il comando SQL map -u url --cookie uguale cookie --dbs. Dopo un breve giro, SQL Map ci restituirà la lista dei database presenti. Cerchiamo di capire cosa abbiamo chiesto a SQL Map. -u, abbiamo specificato l'URL da testare per l'SQL injection, ovvero l'URL generato al primo submit, così da poter comunicare anche l'HTTP GET, vedi la query string. --cookie, abbiamo specificato i cookie, così da far credere alla web app che siamo già loggati. --dbs, abbiamo chiesto di mostrarci tutti i database, i banner e lo schema. Iniziamo ad approfondire il nostro attacco, ad esempio iniziando ad estrarre le informazioni presenti nel database di DVVA. In questo caso, -d DVVA. Effettua un'enumerazione delle colonne sul database. --tables stampa le tabelle presenti. L'ennesimo risultato ci darà a schermo la struttura del database di DVVA. Continuando con la ricerca, estraiamo la struttura della tabella users. In questo caso, -t users effettua un'enumerazione delle tabelle sul database. --columns stampa le colonne presenti. L'attacco può ora concludersi, estraendo le righe presenti nella tabella. In questo caso, -c, user password, enumera le colonne user e password. --dump, stampa le informazioni raccolte. SQL Map ci chiederà se vogliamo salvare i dati all'interno di un file temporaneo così da lavorarli con un altro programma? Rispondiamo no.
vogliamo tentare di craccare le password? Rispondiamo sì. Definiamo il percorso in cui è presente la word list. Digitiamo 1 oppure invio. Vogliamo usare suffissi comuni per le password? Rispondiamo no. È presente inoltre un sistema in grado di riconoscere se sono state estratte password in MD5. In tal caso potrebbe farci comodo effettuare un mero tentativo con il dizionario fornito da SQL Map. Scegliendo sì, il sistema provvederà a tentare il cracking della password e dunque a mostrarla in chiaro. Non solo abbiamo estratto i valori, ma SQL Map è riuscito anche a crackarli. Il livello medio si risolve in maniera analoga tramite SQL Map, quindi non ci sarebbe molto divertimento nel risolverlo. Piuttosto ti consigliamo di sfidarti nei livelli medio e difficile del nuovo DVVA, argomenti che troverai ovviamente sempre nel libro dell'Acklog 2.